Ciao a tutti, ciao dormiglioni, come state? Spero tutto bene. Benvenuti o bentornati in una live, così a buttata proprio per aria. Io come mercoledì, raga, non lo so, c'è qualcosa che fa dei rumori molesti, ma non capisco cosa. Comunque, se non siete ancora iscritti, mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di seguirmi anche sui social. Non so onestamente questa sera quanta gente potrà arrivare in questa live. Vediamo così. In realtà io questa sera avrei dovuto registrare, ma dovete sapere che non lo so, l'universo di nuovo si è messo contro di me. Come mi sono messo a registrare, insomma, è arrivato un casino, un sacco di macchine, il vicino ha iniziato a caricare la legna a mezzanotte meno 10 su una carriola in metallo, lanciando, insomma, i ceppi di legno. Quindi ho detto, vabbè, faccio un paio di tentativi, poi veramente mi ho preso un po' il matto, ho detto, vabbè, sai cosa? Basta, basta, perché altrimenti questa registrazione finisce non male, peggio. Ciao Gabriel, ciao Michele, ciao Marta, ciao Max, ciao Giga, ciao Andrea. Dai, sto abbastanza bene, sto abbastanza bene. Starei meglio se riuscissi a registrare in realtà. Ma vabbè, insomma, non è che ci si può sempre lamentare, però devo dire ultimamente sto facendo già fatica di mio a trovare, diciamo, la voglia di mettermi a registrare. Raga, aspettate perché non capisco. Mi stanno arrivando una marea di pop-up sulla chat di qua di. Non capisco. Però dovrebbe essere tutto a posto, quindi. Non capisco cosa voglia YouTube. Non capisco cosa voglia. Ciao Silvia, come va? Spero bene, spero bene. Qui febbre, ma è una giaguarda. Io credo che mi sto prendendo. Io credo che mi sto prendendo un raffreddore. Non credo abbia senso come frase, come va. Penso di essere prossimo ad avere il raffreddore. Ma raffreddore, raffreddore, non insomma essere raffreddato, proprio raffreddore. Purtroppo sta influenza che gira sta rompendo le scatole un po' a tutti, vedo. Però dai, passerà, passerà. Io mi sento tipo gli occhi fastidiosissimi, già fastidiosissimi, quando mi sta venendo il raffreddore, insomma. Voglio l'estate. No, Silvia. No, Silvia. La primavera te la concedo, un po' più caldino, l'estate con 40 gradi all'ombra. No, non te la concedo. Grazie Michele, spero anche io, spero anche io. Qua da me 30 centimetri di neve, niente scuola. Michele, ricordami, forse me l'hai già anche detto, perdonami, ma io già tanto se al mattino mi ricordo come mi chiamo, di che zona sei. Non necessariamente il paese, intendo tipo la zona, che ne so, Lombardia, la regione, via. Stavo guardando la latenza, risulta essere molto bassa, ma c'è un ritardo pazzesco. Vabbè. Io rinnovo il Covid, ma è molto leggero. Oh, mannaggia Gabriel, mi spiace. Spero che, essendo leggero, ti duri anche pochissimo, ti duri proprio poco, 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 il minimo indispensabile, via. Dai, mica male. Io qui è da parecchi anni che non vedo 30 centimetri di neve, quindi direi che puoi ritenerti soddisfatto, soprattutto per non dover andare a scuola. Po' di invidia. Io considero abito in quella che teoricamente verrebbe definita già montagna, perché sto a 500 metri, per me non è montagna, cioè, oddio, non è montagna, più o meno, insomma, non è alta montagna, ma è montagna. Però quando andavo a scuola era difficile che nevicasse così tanto da non poterci andare, perché comunque, essendo appunto una cittadina barra paesone, ormai disabitato, mi viene da dire, perché oggi sono uscito, ragazzi, è una tristezza. Comunque di montagna si è attrezzati, no, per queste evenienze. Magari quando nevica, che so, a Genova, ok? O a Roma, che anche se ne fa una spolveratina, qui Silvia potrà confermare, il traffico impazzisce. No, perché, oh mio Dio, c'è mezzo millimetro di neve. Fermi tutti, perché non siamo attrezzati. Purtroppo qui no, qui purtroppo no. Vabbè, vabbè. Io
Giorgia, vivo in provincia di Torino, ma non darò dettagli aggiuntivi perché ultimamente mi è preso un po' il terrore degli stalker. Quindi inizio a essere più vago su chi sono, dove sono e cosa faccio. Vabbè, cosa faccio più o meno ormai lo sapete tutti, però i dettagli dettagliosi eviterò di fornirli via. Quindi anche chi dovesse avere questi dettagli non li condivida, diciamo così. Diciamo così. Grazie, Gabriel. Devo ammettervi questa cosa, mi sta di nuovo calando un po' la voglia di fare i gameplay. Perché mi sta calando un po' la voglia di giocare a me, in primis. Vado un po' a periodi e poi perché vedo che non c'è più tutto questo movimento attorno ai gameplay, ma non solo ai miei, intendo, è proprio al fattore gameplay. Quindi non lo so, sai, se non ti va di giocare, ma dici vabbè, però cacchio, quei video fanno una valangata di... Vi faccio un esempio: considerate il primo gameplay che ho pubblicato nella mia vita, l'avevo pubblicato su questo canale e avevo fatto, raga, una marea di visualizzazioni. Cioè, ero arrivato a fare tipo 15.000 visualizzazioni in un giorno, cosa che per me è cioè, tipo una roba pazzesca. E 15.000 visualizzazioni non le fa manco un video dall'altra parte. Quindi capirete, capirete. E vabbè. Lui oggi faremo Carlo. Vediamo, vediamo, vediamo. In realtà è una live molto tranquilla, quindi. Quindi vediamo un po' cosa fare. Ho qualche trigger nelle zone perché appunto dicevo quando ho iniziato la live. In realtà questa sera non era prevista una live, non sono previste live al sabato in genere. E ma ho capito che cacchio è. È la cerniera di sta cacchio di felpa che raschia sul cavo del microfono, raga. Ma io me la levo. Dicevo, il sabato non erano previste live. Teoricamente io ero prossimo a registrare, ero già messo dove? Qui, ok, tranquillino, tranquillino, con i miei oggetti triggerosi per registrare un video che dovrebbe uscire teoricamente la prima settimana di febbraio, mi sembra. Ma il vicino, che adesso si è tranquillizzato, grazie al cielo, ha iniziato a caricare la legna sulla carriola per portarla dentro al locale, sono passate 20.000 macchine e io un po' retto con gli oggetti in mano. Stavo registrando con questo. Stavo facendo un po' di questo. E a un certo punto mi sono ritrovato tipo a stare fermo così per 5 minuti buoni in attesa che non passassero le macchine subito dopo che il vicino smettesse di fare cagnara. A un certo punto, raga, cioè mi ha preso proprio lo smatto. Cioè vi capita, no? Che dici basta, basta, basta. Ho detto vabbè, mi faccio un po' di like, almeno scarico un po' la tensione, lo stress. È divertente perché voi magari vi rilassate con i miei video e ci sta. Io mi rilasso a fare le live, a fare i video invece, quando riesco a fare i video, se no faccio le live. E così, è così. Però mentre parliamo facciamo un po' di trigger. Tipo, questa sera ho scoperto questo. Così. Sì, Michele, era la banconota da $1, sì. Ti sono arrivati video ASMR degli iscritti. In realtà ne ho due, il tuo Silvia e quello della Franci. Però vabbè, evidentemente la gente è timida. Io ve la rilancio lì, raga. Se vi va, mercoledì che viene faremo una live reaction agli ASMR. Che fate voi? Come funziona? Registrate col telefono un video ASMR, quindi chiaramente, raga, col telefono non è che nessuno si aspetti delle cose paranormali, ok? Dei video normalissimi dove magari bisbigliate, insomma. E se non volete farvi vedere in volto, non fatevi vedere in volto, non c'è nessun problema. E me li mandate su Instagram in modalità che si possano riprodurre più volte, sapete, sotto in basso ve lo dice, manda che rimanga in chat, che sia visibile una volta sola, che possa essere riguardato una volta, voi mandatelo che rimanga in chat.
mercoledì li guardiamo assieme e li commentiamo. Edin scrive: ciao Luca, sono venuto qua per togliermi di dosso lo stress, lunedì interrogazione su Pascoli, ui, e verifica, oggi non riesco manco a parlare, vabbè, e verifica di chimica organica. Io ricordo quando avevo magari quelle giornate con due verifiche o verifica e interrogazione nella stessa giornata. Panico. Poi sono arrivato a fare all'università 5 esami in una settimana. E vedi che le interrogazioni e le verifiche del liceo diventano una roba che dici: quello sì che era semplice, quello sì che era semplice. Mentre mi ero perso un messaggio di Edoardo che scrive: ciao, quanti iscritti speri di arrivare a fine anno? Domanda tosta, perché in tutta onestà, aspetta, abbiamo migliorato, ma io non capisco queste notifiche, ragazzi, che cacchio sono? Dicevo, è un po' difficile per me da dirsi, perché non capisco se è un problema mio, probabile, o se è un problema un po' comune di tutti. Non lo so, sembra che il fattore ASMR stia... Le possibilità sono varie, vi esplico quelle che sono le mie idee. Raga, ma com'è che io in questo... No, scusatemi, ma questa roba non mi si spiega. Aspetta. No, io sto vedendo il feedback e nel feedback ho ancora la felpa che ho tolto tipo 20 minuti fa. Ora vedo se aggiorna. Ok, sì, ok. Dicevo, le possibilità per questa cosa sono varie. Le mie idee a riguardo sono tipo: la gente si è stufata del sottoscritto, quindi semplicemente non guarda più i miei video e o non si iscrive più al canale e o ho raggiunto il massimo potenziale che potevo raggiungere. Quindi, insomma, Luca, più di 41.780 iscritti non puoi avere perché gli altri non ti tollerano. E è una possibilità. Oppure, come vi dicevo prima, magari la ASMR, boh, ha fatto il suo picco durante la pandemia, mo' gli frega più niente a nessuno, cioè non gli frega più niente a nessuno, no, però magari ritorna a essere un pochino più di nicchia, è possibile. E sommato a questo potrebbe esserci il fatto che nel giro di veramente pochi anni, boom, 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 una marea di canali ASMR, quindi giustamente fanno un po' ovunque, no? Mentre magari quando io ho cominciato ce n'erano comunque meno, c'erano molti meno canali. Per quanto ce n'erano già tanti, ma molti meno rispetto a ora, quindi diventa un po' così probabilmente, no? Si va a smaltire, cioè a smaltire, a, come si dice, a, aiutatemi, a spargere, spargere, diciamo spargere. Ciao Alessandro, Cotolation chiede: cosa ne pensi dei giochi da tavolo? Allora, in realtà non gioco molto a giochi da tavolo, perché non ho molti amici con cui giocare a giochi da tavolo, ma ho giocato di recente, tipo il mese scorso, a come si chiama? Aiutatemi, Ticket to Ride, mi sembra molto carino. Poi c'è il treno, sapete che io sono un po'... dire che sono fissato con i treni mi sembra un po' troppo, però mi incistano i treni, nel senso, mi piace il fatto che siano così lineari, no? Che dici, sai esattamente da dove partono e dove vanno. Questa roba a me, raga, non lo so, dà proprio una sensazione di benessere, perché dici, sono affidabili. Non parliamo di Trenitalia, sia ben chiaro, però dici, sai sempre dove sono, dove vanno, il percorso. Che diversamente, insomma, i treni per me sono una certezza, ragazzi, anche i tram, quindi sì. Però mi piacciono, insomma, per quel poco che gioco. Sì. Ciao Elfea, ciao Elfea. Lul scrive: Luca, cosa significa il tatuaggio che hai sul polso? Allora, questo tatuaggio qui, che poi non riuscite mai a vederlo, forse è così, ok? È un cerchio, e che se ve lo metto così è tipo storto, perché giustamente non è fatto per essere visto da voi, ma per essere visto dal sottoscritto. E mi rappresenta, è la mia rappresentazione del karma, per ricordarmi, insomma, che quello che fai, cioè se fai del bene ti torna del bene, se fai del male ti torna del male. Teoricamente dovrebbe servirmi per ricordarmi di Luca, ok? Ma ultimamente soprattutto, raga, è tosta, è molto tosta, è molto molto tosta. Ciao Michela,
Sì, questa sera sorpresina, sorpresina. Io ho ancora gli incubi di quando andavo a scuola, anche ogni tanto Alessandro mi capita di sognare di dover fare la verifica di matematica. Mi capita spesso di fare appunto verifiche di matematica su cui non sono assolutamente preparato o non aver fatto i compiti di inglese. Spoiler, a me l'inglese piace, lo sapete, ma non facevo molti compiti al liceo, ragazzi. Non si fa, ok? Non seguite l'esempio del sottoscritto. Spero che la mia professoressa dei tempi non abbia modo di vedere questa live. Buonasera, prof. Nel caso, i miei compiti di inglese erano spesso copiati dalla mia vicina di banco. Perché non c'avevo voglia, ragazzi. Cioè, lo sapete, non devo venire a dirvelo io, che era una rottura di balle fare i compiti. Quindi erano molto spesso copiati e avevamo questa prof di inglese molto giusta, assolutamente sì, ma al tempo stesso molto severa, ma molto severa perché molto giusta, e quindi se capitava che non avevi fatto i compiti e lei ti scamava, partiva l'interrogazione o insomma comunque non è che ti faceva la pacca sulla testa, bravo Luca, vai, li fai la settimana prossima, no, assolutamente no. E quindi magari capitava anche nelle ore prima della sua lezione che si facessero un po' di tutta la classe, non solo sottoscritto, di copia e incolla dei vari compiti, sperando di non farsi beccare dal prof che c'era in quel momento. È capitato a me fortunatamente mai, ma ai miei compagni è capitato in passaggio, in passato quando andavamo a scuola, che venissero beccati magari dalla prof di biologia. Buonasera anche a lei, prof. Mentre copiavano i compiti di inglese. E uno dice, vabbè, gli dici cortesemente, metti via inglese, stiamo a fare biologia. No, no, perché spesso e volentieri il professore di turno, sapendo della severità della professoressa di inglese, cosa diceva? Molto bene, ora li metti via. E dopo faccio presente alla professoressa, tale e tali, che stavi copiando i compiti. E tu dici, porca miseria, ma che mi venga un cagotto che possa andarmene a casa prima. Ripeto, a me non è mai capitato fortunatamente, ma perché stavo sempre seduto nelle ultime file, essendo il tipo tranquillino, tutto. Non mi mettevano in prima fila. E sono sempre riuscito a stare all'ultima fila, proprio nell'angolo, ok? E su quello mi sembra andata di lusso. Quindi non mi hanno mai beccato che copiavo i compiti. Però, raga, vabbè. Dettagli. E appunto mi capita ancora di sognare, fare sti sogni dove sogno di non aver fatto i compiti di inglese. Panico. Quando arriveranno i prossimi roleplay? Allora, ne ho registrato uno ormai tipo 2 settimane fa, raga, perché 2 settimane di nuovo che non registro. Uscirà il 30 gennaio, prossimo roleplay, quindi lunedì, non dopodomani, quello dopo, quello dopo. Spero che vi piacerà. Spero. E se non vi piacerà, è piaciuto a me da registrare, quindi va bene così. Ciao Gibbo, come stai? Oggi sono un po' lento a leggere la chat, non me ne abbiate, ma sono in parte stanco, in parte boh, così, un po' in modalità bradipo, bradipo. TikTok e Twitch, Luca. Ma infatti guarda, mi rendo conto, sai qual è Silvia il problema? Silvia stava commentando penso, il fatto del fatto che su YouTube, insomma, i video ASMR sembrano un pochino calati. Il problema, concordo con te, Silvia, potrebbe essere effettivamente che, nel frattempo magari facciamo qualche trigger, la gente sta utilizzando altre piattaforme. Ci pensavo proprio ieri a questa cosa, infatti, no? Sta utilizzando altre piattaforme. E ne parlavo ieri sera con il mio vicino di casa, che in modo un pochino titubante su cosa fare della mia esistenza, perché effettivamente non lo so, mi dà proprio un po' l'idea che il video lungo stia un po' morendo, ok? Cioè io per primo mi ritrovo a stare molto più spesso su TikTok a guardare i video che non su YouTube, per esempio, no? E mi rendo anche conto. Stasera questa live sarà un po' come una sorta di seduta di terapia per me, probabilmente. Così metto in parole i miei pensieri. Mi rendo conto che io ho sempre la tendenza di, in primis, arrivare tardi sulle cose, sempre. E poi di voler fare le cose a modo mio,
non è quello giusto. Per esempio, cioè, esempio idiota, la questione live. Cioè, una persona sana di mente non si ostinerebbe, che non si ostinerebbe, non è che mi sto ostinando, ma non farebbe le live su YouTube, direbbe, boh, c'è Twitch per le live, io le live le faccio su Twitch, io mi ostino a farle su YouTube, a farle su YouTube, a farle su YouTube. E poi dico, beh, però forse se le facessi su Twitch ci sarebbe più gente. Forse sì, Luca, vanno lì a fare le live, no? Stupidamente. Io inizierò a fare, cioè ho iniziato a fare adesso un po' più di TikTok. Ora che, insomma, è pieno su TikTok e la gente probabilmente sta iniziando a fare altro e non più neanche TikTok, che ne so. Quindi non lo so, raga, è un po' un casino, devo dire. E ti indice, ultimamente anche i canali ASMR anglo-americano stanno un po' in crisi, penso sia un fenomeno generale. Penso anch'io, penso anch'io. Ciao Sofia, come stai? Giuro che cerco di leggere un pochino la chat più in fretta. Ciao Eleonora. Ciao Enrico, buonasera, scusa la domanda, ma tu sei di Torino? Sì, come si vive? Io mi vorrei trasferire a fine anno. Allora, io vivo in provincia di Torino. Ho vissuto a Torino per 4 anni, tipo. Però parliamo degli inizi anni 10, ok? Di una decina d'anni fa. E ho vissuto a Torino dal 2012 al 2015. Quindi in realtà, e anche lì questa è una roba che mi sconvolge sempre, dovrebbero essere numericamente 3 anni. 2015 meno 2012 dovrebbe fare 3. Però fa 2012, 2013, 2014, 2015, quindi fanno 4 anni. A me piace. Devo dire che ultimamente che sto scendendo a Torino un po' di più, perché sono stato un periodo senza scendere troppo, mi fa venire l'angoscia, più che altro perché sto frequentando le zone dove abitavo e sono cambiate, a mio avviso, un po' in peggio, cioè sembrano abbastanza moribonde. Parlo delle zone pseudocentrali, ok? Non Torino centro, ma comunque zone abbastanza centrali. E mi ha lasciato un po' di tristezza, però tutto sommato si vive bene. Eviterei magari le zone più periferiche, perché c'è un po' di criminalità, ma come penso un po' in tutte le città grandi, ok? Però è bella, dai, ci sta, ci sta. Ciao Travis, anzi I love Travis, buonasera Luca, ti seguo ormai da tempi del primo gameplay di Fortnite, anche se non ho mai commentato un tuo video, c'è sempre tempo. Volevo solo dirti che tutta la mia stima, grazie mille, grazie mille. Lu, stasera voglio un trigger speciale, sempre se vuoi poi prova a lanciarlo, vediamo, considera che non ho portato molta roba. Ciao Eleonora, magari Twitch potrebbe essere una bella scelta, molti si stanno spostando di là, YouTube ormai ha fatto il suo tempo. In realtà su Twitch in passato c'ero. No, wait, wait, Gibbo, come fai a giocare a Hogwarts Legacy? Scusatemi, qui ho bisogno di questo. Gibbo, voglio la risposta ora. Tell me, tell me. Voglio capire come hai fatto. Come, cioè, è uscita una beta di cui mi sono perso tutto. Narrami, ti prego. Ah, dicevo, su Twitch c'ero, poi per questioni fiscali non ho comunque proseguito, ma non solo per questioni fiscali. Però, stavo guardando giusto oggi che in realtà con il codice Ateco che mi è stato aperto per YouTube, su tanti siti di fisco parlano tranquillamente anche di Twitch. Quindi, onestamente, non lo so, da un lato mi viene voglia di alzare la cornetta, che cornetta no perché è un raio mio commercialista, e scrivere e dirgli scusami, ma vedo ovunque che tantissima gente fa Twitch con questo codice Ateco, posso farlo, perché lui me ne aveva proposto un altro, solo che non posso prenderne tre, io ho già quello per il lavoro principale, quello YouTube, quindi non lo so. Poi rimane sempre il solito tran tran, ragazzi, che mi ritroverei a fare una live su YouTube, una live su Twitch. Già smesso una volta, o le faccio tutte su Twitch, non lo so, è che non lo so, ragazzi. Non lo so. Francesca scrive: buonasera, ciao Francesca. Io sinceramente mi trovo molto bene su Twitch per le live, ma nulla posso sostituire i video lunghi su YouTube, video che posso vedere e rivedere ogni volta che voglio. Concordo, mi rimane OnlyFans. No, ma in realtà poi c'è, cioè, OnlyFans per i creator che fanno contenuti non XXX, alla fine non è molto diverso da Patreon, che comunque non ho.
Solo che se tu, cioè, OnlyFans è molto di moda ora, no? Se tu dici OnlyFans, tutti sanno che cos'è. Se tu dici, ah, ho fatto il Patreon, la gente dice, cos'è che hai fatto? A che serve? Come funziona? Solo che se tu dici, ho fatto OnlyFans, se anche poi tu in realtà fai dei contenuti vestito, normalissimi, anzi su OnlyFans, ma quindi sei un po' un attore, cosa fai? Lo esci? Anche no, ragazzi, cioè. Io sono della Basilicata, provincia di Matera, posto sperduto, ecco, ci possiamo capire. Ciao Martina, hai visto? Sorpresina, sorpresina. Torino mi è sempre stata descritta come una città triste, è vero? Ma oddio, no, io non la trovo particolarmente triste. Poi ultimamente devo dire, le varie amministrazioni, alcune non le commenteremo perché insomma. Vabbè, mi sono sempre detto che non avrei parlato troppo di politica sul canale, quindi non lo farò certo stasera. Però bene o male hanno fatto bene il loro compito, no? Cioè hanno riportato un po' di vita a Torino dalle Olimpiadi in avanti, quindi ci sono anche parecchi eventi, parecchie cose. E ci sta, ci sta. La pioggerellina. Guarda, Michele, te la farei volentieri, ma non ho il sacchettino, quello che utilizzavo l'ho buttato perché mi va proprio. Cioè proprio non rende proprio un tubo e non ho la pellicola, quindi vorrebbe dire farla direttamente sul microfono, che vorrebbe dire prendere Blue Yeti e buttarlo dalla finestra indicativamente. Quindi visto che comunque non costa proprio poco poco, direi di no, direi di no. No, ma esistono milioni di emulatori. Aspetta. Però scusami, se un emulatore non è Hogwarts Legacy. È un emulatore di Hogwarts Legacy, quindi non è Hogwarts Legacy. Cioè stai giocando a un gioco che si spaccia per Hogwarts Legacy, che però non sarà Hogwarts Legacy. Quindi non darei ancora dei giudizi su Hogwarts Legacy, perché secondo me è un'altra roba. Io mi vorrei trasferire a Torino a parte per studio, ma anche per cambiare aria, diciamo. Sono del sud, quindi è un bel cambiamento. Ho tanti amici, cioè, la cosa ironica, che non è molto ironica, ma vabbè. Penso un buon 90% dei miei amici non sono di Torino, cioè vivono a Torino ma sono di fuori. Chi è pugliese, chi è campano, chi è ligure. Quindi sì, saresti comunque in buona compagnia, in buona, buona compagnia. Conosco la città di Foggia, sì, non ci sono mai stato. Ti dico quello che dice appunto uno dei miei amici pugliesi. Che dice il detto, non lo dico io, perché io non ho nulla contro i foggiani. E dice, stai alla larga da Foggia, non per Foggia, ma per i foggiani. Il perché non si sa, evidentemente sono delle persone, boh, secondo il detto, da evitare, ma non ho mai capito. Plexiglass della live scorsa con effetto pioggia sulla finestra, anche quello è nell'armadio. Questa sera la live è proprio improvvisata, raga, non c'ho molte, non gio come parlo, non ho molte cose qui. Sì, ma è basato sul gioco vero e quindi dovrebbe essere all'incirca uguale. Cibo, mi sento di dirti di no, mi sento di dirti di no. Secondo me ora dagli la valutazione, però a mio avviso, nel momento in cui uscirà, se lo compri, o se guarderai i gameplay che farò, perché lo comprerò e ragazzi, ci giocheremo assieme sul canale gameplay, vedrai che sarà diverso. Fidati. Perché comunque non puoi emulare, cioè considera questo, banalmente. Poi magari mi sbaglio io, tutto è possibile, però l'emulatore mi sta bene, emula, ovvero imita quello che è il progetto ha, in questo caso Hogwarts Legacy, ma considerando che Hogwarts Legacy non è uscito, considerando che questo emulatore è già sul web e considerando la protezione che c'è su Hogwarts Legacy, io ho dei seri, serissimi, grandissimi dubbi che qualcuno possa aver riprodotto Hogwarts Legacy senza averlo sotto mano, capito? Possono provare a, ma quello che possono fare secondo me è creare una sorta di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il
gioco che c'era per la PlayStation 2, ok? In cui è un mondo un po' aperto, o quei giochi che vedi sul telefono dove vai a fare gli incantesimi, ok? Però fidati, sono vecchio di ste robe, non me ne intendo, quindi mi fido di te. Secondo me, ti dico la mia, e poi io anche non è che capisco molto di giochi affini, però no, credo che gli emulatori siano dei creatori. Ma no, figurati, cioè secondo te sono il creatore, vado a metterti l'emulatore online, che poi come me compri il gioco, non me lo compri più? No. No, non credo proprio, dai, non credo, sarebbe più che altro un pensiero stupido a livello imprenditoriale, no? Cioè come se io facessi, che ne so, io sono Sky, ti offro il mio abbonamento a pagamento, ma al tempo stesso metto sul mercato nero le schedine per vedere Sky gratis, capito? Mi sembra strano, mi sembra molto strano. Ah, se qualcuno sta giocando a Hogwarts Legacy, la stampa specializzata che avrà ricevuto i codici per le review. Sì, però anche lì avranno degli accordi, raga, iper mega blindati per non farli uscire. Quindi non lo so. Su Twitch allora puoi portare. Ciao Lele! Puoi portare i gameplay di Legacy. E il problema, raga, è che devo prima capire se con il codice Ateco che ho posso effettivamente fare ancora Twitch oppure no. Cioè vorrei evitare di portarmi in casa la finanza per 100 euro al mese, capito? Sarebbe un po' stupido da parte mia. Ciao Sebi, ti piacerebbe portare GTA Roleplay? Sarebbe da fare, indicativamente. Esplicami la tua idea. Detta così ti direi no, perché vorrebbe dire far finta di sparare alla gente, non mi sembra l'idea ideale, però. Gli ASMR francesi sono una roba illegale, anche se i francesi non sono le persone più simpatiche del mondo. Sono bravi, devo dire. Mi è capitato di guardare alcuni video di Tom ASMR, unicamente perché era passato in live, e dico, ma che cacchio sei, fammi andare a vedere. È molto bravo, anche se io onestamente mi vergognerei come un ladro ad andare in un supermercato a fare ASMR in mezzo alla gente. Ma non tanto perché faccio ASMR, ma raga, io sono timido, cioè mi vergogno a mandare i messaggi vocali quando c'è altra gente che può ascoltarmi, capito? Quindi, figurati. Ciao Luigi, niente obiettivi con i like. No, Raffaele, questa sera è proprio una live così, lanciata alla buona. Quindi non so neanche in realtà quanto durerà, potrebbe durare ancora 16 ore come 3 minuti, non lo so. Vado un po' fino a che mi va. Ecco, mi collego con la tua domanda. Con questo discorso, perché stasera in realtà, raga, io volevo registrare un video che non registrerò a questo punto perché ho iniziato a registrare e i miei vicini di casa hanno iniziato a fare casino. Mi è preso il cattivo umore, ho detto basta, se registro stasera con questo umore. Visto un vostro sketch, ma onestamente vivo uguale, vivo uguale.
Questo è un sottopentola in sughero. Tra le altre cose è uscito ieri sera un video mentre faccio tapping e chiacchiero su questo affare qui. Non se l'è cagato nessuno. Penso che se i video del venerdì continuano ad andare così tornerò a non farli come non li facevo prima, perché alla fine diventa angosciante. Potresti fare un po' di speed painting, dai. Sarà il raffreddore incombente, ma sfiato abbastanza da matti. Stavo leggendo le notifiche, raga. E molto rilassante, grazie. Qual è il trigger che ti piace fare, quello che invece ti piace fare meno? In realtà, allora aspettate raga che alzo un pochino il microfono, tra l'altro prima mi è passato sotto mano visto che qualcuno chiedeva che microfono utilizzo, e utilizzo il Blue Yeti. Non mi ricordo chi me l'abbia chiesto, ma ho visto il passaggio. E comunque il trigger che mi piace fare di più direi che è il whispering, perché sostanzialmente non devo fare grandi cose. Io sono pigro, ragazzi, cioè sono pigro, la verità è questa. Cioè io vedo i colleghi che si impegnano da matti, no? Magari anche a fare le live su Twitch, che fanno una marea di trigger, raga, sono lì bravi, pronti a fare. Io ho bisogno di chiacchierare, raga. E quindi ti direi il whispering è quello che mi piace fare di più. Quello che mi piace fare di meno sono i mouth sound, perché uno, sfiato; due, mi danno una noia mortale. Raga, ho il guanto incontrato, mi sa. Mi danno una noia mortale sentirli, c'è proprio una roba che mi infastidisce in una maniera che non potete immaginare. Mi piacciono in realtà solo quelli che fa Bitter ASMR su TikTok. Ah, ora si sente. Diversamente, raga, sentire. Pazzi. Quindi che squadra tifi? In realtà non tifo nessuna squadra, perché il calcio è proprio una roba che mi interessa meno di zero, meno della politica, ok? Quindi potete solo immaginare, sapendo quanto poco mi interessi la politica, quella italiana perlomeno. Però per campanilismo tifo Juve, ma che vinca, che perda, che gli tolgano i punti, che li multino, onestamente potrebbe interessare di meno, onestamente. Quindi per me può anche fallire la società, cioè, spero per loro di no, ma per farvi capire il concetto, ecco. Sta ancora nevicando lì da te? Ciao Rachele. No, ha nevicato un pochino martedì, mi sembra, martedì, ma non si è fermata neanche, ha nevicato un po'. Cosa stavo dicendo? Ha nevicato un po' la mattina, ma è finito lì. Secondo me le live al sabato sera fisse sarebbero top. Però raga, non mi sento di garantirvele, anche perché stasera è stata così. Una pazzia passeggera. Ma non so quanto. Cioè, non mi dico altro.
settimane le faremo. No, non penso. Vi ricordate quando al sabato le facevo su Twitch? Facevo, raga, veramente non lo so. Io mi rendo conto che sto invecchiando male, perché qualche anno fa, non riesco manco a togliere quanto, mannaggia la miseria, ok. Qualche anno fa, e parliamo di letteralmente tipo 2 anni fa, non di secoli passati. Aspettate che mi sta crollando tutto. Ho cercato di prendere un fazzoletto, raga, perché mi ha lacrimato l'occhio. E se poi non me li asciugo, mi bruciano. Penso capiti a tutti, no? Penso di sì. Dicevo, fino a qualche anno fa facevo i video su questo canale uscivano tipo al lunedì, al venerdì anche. Poi facevo la live il mercoledì e facevo qui su YouTube e la live su Twitch il giovedì e il sabato. E andavo anche in palestra oltre a lavorare, chiaramente. Raga, adesso se faccio, non lo so, le scale 2 volte mi viene sonno cosmico, cioè siamo pazzi. Sono invecchiato male, sto invecchiando male, raga, è meglio che mi dia un po' di sprint, altrimenti che segno zodiacale sei? Cancro, sono lunatico, sono... Vediamo quali sono le caratteristiche del cancro. Sapete che non le so, a parte il lunatico. Lunatico, sono lunatico, a voglia. Cioè, tipo, magari sono... E poi mi basta... Non lo so, che vedo qualcosa... O che mi succeda qualcosa che dici... E mi rovina la giornata in una maniera... bestiale. Hai preso il libro di Harry? Sì, ma non lo sto ancora leggendo. Lo sta leggendo mia madre. E... io sto leggendo in questo momento un cuore nero inchiostro, poi ho da leggere House of Brands e poi ho da leggere I Can't Believe Nobody Told Me This Before. Neo. Allora, cancro, raga, è il quarto segno dello zodiaco, è governato dalla luna, è un segno femminile. Che significa che è un segno femminile? Non si sa. Il suo elemento è l'acqua. Infatti non so nuotare molto bene. La qualità è cardinale. Un'altra roba che non so che significhi. Il suo colore è il bianco. A me piace il verde acido, ok? La pietra porta fortuna e la perla. E il giorno fortunato è lunedì. Minchia, che culo. Cioè, scusatemi raga, però, dai. Cioè, il giorno fortunato è lunedì. Ma vattela, Emily. Il simbolo astrologico del cancro sono le chele del granchio. Simbolo alternativo per i segni. Ma perché? Che rappresentano la luna. Ma perché il seno dovrebbe rappresentarmi la luna, ragazzi? Please explain. Nonché l'ovvio legame con la maternità. E questo posso capirlo, ok. Il sole occupa nello zodiaco tropicale i gradi del cancro per approssimazione dal 22 giugno al 22 luglio. Ok. Propongo un video roleplay alla Paolo Fox. C'è già, cerca Luca SMR oroscopo. C'è Carlo che fa l'oroscopo. Ciao Silvia, spero di riuscire a migliorarti un pochino l'umore. Quello del cancro è un segno molto complesso. Avete visto in faccia, è ovvio. È fortemente orientato alla difesa dei propri spazi. Guai a chi mi toccaccia, perché ti avvicino e ti toccacci mani, metti via quelle mani. Conscio degli innumerevoli pericoli del mondo. Per questo motivo è molto legato alla famiglia e alla casa. Che non ho, cioè nel senso ho una casa, ma ne vorrei una mia. Forse per questo, è perché sono cancro, ragazzi, che voglio una casa mia assolutamente. Può essere questo. Sa che creandosi una propria sfera protettiva potrà affrontare gli imprevisti in maniera efficace. Esatto, perché se io mi trovo una casa non ci esco più. E where's the problem? Non c'è sta più il problema. L'ospitalità all'interno di questo mondo è concessa soltanto a pochi e fidatissimi eletti, i quali vengono però accuduti, non so leggere stasera raga, accuditi e assistiti come nessun altro segno sa fare. Fin quando mi state simpatici, poi quando mi rompete il cazzo, le manda così di filato.
dedicato al culto del letto e del sonno sereno. Raga, questa è azzeccata. Cioè, il cancro è associato al culto del letto e del sonno sereno. Forse per questo che mi piace fare ASMR. Potrebbe essere. Si tratta di un segno estremamente gentile che conosce perfettamente le buone maniere, come ve manda nessun altro. Già. Viene considerato anche un segno molto sensibile. In realtà, in alcuni casi, la sensibilità del cancro è finalizzata all'ottenimento di protezione da chi di dovere. Cioè, mi sta dicendo che in pratica uso la gente per il mio tornaconto personale? Ho capito giusto? Raga, tra le altre cose. Ah no, ok, funziona. No, perché ho visto come se in chat fossero comparsi dei messaggi ma poi spariti. E non so se sono stati ritirati. Se la chat non funziona, però adesso vedo che Sofia ha scritto. Carlo è Scorpione. Carlo è Scorpione ascendente Leone. Quindi tipo egocentrico all'inverosimile per il Leone. E Scorpione, vabbè, che devo dire, a fare Scorpione, raga, è Scorpione. Poi si tratta di un. Ah no, questo è quello del. Alcuni soggetti la sensibilità è esagerata e può portare a una certa passività, nonché a continue lamentele. Beh, un pochino sono lamentino. Queste lamentele non sono però mai fini a se stesse. Hanno lo scopo di attirare l'attenzione verso i propri bisogni e di ottenere dunque ancora maggiore protezione. Raga, un pochino mi ci vedo in questa roba. Mi ci vedo. I rappresentanti del cancro possono essere fra i più pigri dello zodiaco. Ma possono anche essere ottimi manager perché sanno scegliere le persone, grazie al loro ineffabile fiuto, nonché dirigerle senza sostituirsi a loro. Effettivamente, il cancro può essere difficile da gestire nel lungo termine, infatti non mi piglia nessuno. È passionale, ma ha bisogno di conferme quasi continue dalle persone che ama. Per legare a sé una persona del cancro, tuttavia, bisogna sempre lasciarle un piccolo margine di insicurezza. Sì. Togliete sta roba che la gente poi me lascia veramente così appeso al palo, dice ma che tenga vivo il suo trasporto. Anatomicamente il segno del cancro è associato al seno, nonché al ventre, ovvero alle parti molli del corpo. Sarà per questo che mi sta venendo la pancia? Sì. Similmente il segno è legato anche all'acqua e ai laghi. Ciao Antonino, Carlo è il simbolo del canale. Sì, praticamente potrei rinominare il tutto Carlo SM. Allora, vi spiego, vi racconto questa cosa. In pratica, qualche giorno fa non lo so, raga, ho preso di nuovo un po' il trip di cambiare i nomi sui social. Nel senso, sapete che ora tipo su Instagram, tra le altre cose, vi lascio in grafica. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Sui social ho nome e cognome in genere. Su Instagram e su TikTok. E dico, ma sai cosa? Metto Luca SMR perché alla fine, cioè, chi mi conosce online, a parte che vabbè, chi mi conosce nella vita privata, anche sti cazzi. Però gli altri mi conoscono come Luca ASMR. Se qualcuno vuole cercare Luca ASMR su Instagram, cerca Luca ASMR, non mi cerca per nome e cognome, no? Anche perché magari non sa qual è il mio cognome. Allora dico, vabbè, vado a cambiarlo. Allora guardo Luca ASMR registrato da questo ragazzo, credo spagnolo, che nulla a che fare con l'ASMR. Ha un'azienda agricola in Argentina, tipo Bolivia, boh, quelle parti là, America del Sud, mi sembra. E dici, vabbè, raga, ma non ho acceso la luce. Ma non me lo dite. Ma, ah no, stupido, ti ho staccato la corrente. Parlo di questa luce qui, raga. Perché non so come mai, ultimamente quando accendo i LED si accende anche questa. Peccato che se poi spengo i LED non si spegne anche questa. Adesso sembra andare. Vabbè. E dicevo, comunque, canale occupato, cioè un nome utente occupato. Allora dico, vabbè, proviamo a mettere Luca.asmr. Preso. Luca underscore ASMR. Preso. Luca ASMR, tutto attaccato.
preso anche quello. E che dico, ma porca di quella miseria. Vediamo su TikTok. Peggio che mai. Peggio che mai. E insomma. Allora devo provare a vedere Carlo ASMR, raga. Sentire, ma chi cacchio è Carlo? Però, dettagli, dettagli. Me sta pigliando sonno, raga. Io ho anche sete, ma non ho qui l'acqua. Quindi, vabbè. Questi sono i mozzoni che non mi piacciono. Ma che vi faccio? Così quando qualcuno mi dirà Luca fai mouth sound, dirò li ho fatti in una live. Andate a cercarveli. A questo punto vogliamo sapere anche il tuo animale nell'oroscopo cinese. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Allora, oroscopo cinese. Come funziona in base all'anno? Mi sembra giusto. Quindi 1991, anno della capra. Ma che ve lo dica fa? Che ve lo dica fa? Allora, anno della capra, caratteristiche. La capra è l'ottavo segno zodiacale cinese. Siete nati nell'anno della capra, peggio per voi. No, peggio per voi lo aggiungo io. Scoprite come. Scopritelo con il nostro calcolatore. Vabbè, non è che sia proprio difficilissimo da calcolare, no? Sì, raga, comunque sono nato nell'anno della capra. Allora, vediamo un po'. Oroscopo cinese e teoria dei cinque elementi. Che capra sei? Sei una capra, 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 ignorante. Sono quella. Allora, sono una capra oro metallo, sembra. Comunque leggiamo bene. Secondo la teoria degli elementi, ogni segno dello zodiaco cinese è associato ciclicamente a uno dei cinque elementi: oro, metallo, legno, acqua, fuoco o terra. Questo significa che, per esempio, un anno della capra di legno si verifica una volta ogni 60 anni. Secondo l'oroscopo cinese, le caratteristiche delle persone variano in base al segno zodiacale e all'elemento associato all'anno di nascita. Scoprite subito qual è il vostro elemento controllando qui sotto il vostro anno di nascita. Io sono del 91, quindi sono una capra oro metallo, sono una capra metallizzata, oro metallizzata. E sono ambizioso, sì, il giusto, generoso, con chi se lo merita, grande senso di responsabilità, più o meno, spesso testardo, sì, infatti quello che vi dicevo prima, rimango su YouTube quando magari dovrei andare altrove, tipo. La personalità della capra, tranquilla, gentile e empatica. Però raga, è una bugia questa roba, perché io conosco delle capre che tutto sono tranne che tranquille, gentili ed empatiche, ok? Ok, le persone nate sotto il segno della capra generalmente sono gentili e di mite temperamento, timide, empatiche, cordiali, amichevoli e con un forte senso di giustizia. Hanno una forte creatività e spiccate competenze professionali. Sebbene sembrino molto gentili in superficie, in realtà sono molto duri di carattere e sono sempre pronti a supportare le proprie opinioni. Hanno una forte resistenza interiore e perseveranza, ma soprattutto hanno un ottimo istinto di difesa. Sebbene preferiscano stare in gruppo, ma quando mai, guys? In realtà non si sentono a proprio agio ad essere al centro dell'attenzione. Sono infatti riservati e amano passare il tempo a restare soli con i propri pensieri. Però vedi che non ha senso. Sebbene preferiscano stare in gruppo, amano passare il tempo e restare soli. Cioè, queste due cose mi bocciano proprio. Alle capre piace spendere in vestiti, infatti vedete come vesto, accessori, idem, e oggetti alla moda, come sopra. Amano apparire eleganti, ma non sono affatto snob. Raga, secondo me l'oroscopo cinese, concedetemelo. Vale quanto quest'anno grandi viaggi da marzo in avanti di Paolo Fox di qualche anno fa. Ecco. Ciao Aurora, almeno non sei nato nell'anno del topo.
già qualcosa, è già qualcosa. Non esci mai il sabato, Luca, o non ti piace? Ma in realtà ho una certa Peppe, cioè ho dato con le uscite, anche basta, io arrivo al sabato sera che sono morto, cioè voglio dormire, voglio stare in panciolle, voglio stare nel letto sotto la copertina calda, il più a lungo possibile. Arriverai alla mia età, Peppe, fidati. Magari hai 40 anni e fai baldoria tutte le sere, in quel caso, thumbs up for you. Ma io, raga, non ho più l'età per fare le uscite, anche perché appunto i miei amici stanno principalmente tutti a Torino, cioè devo farmi la spada di andare già a Torino e poi tornare su. Ma che scherziamo? Io, da che ricordo, lavoravo in campo informatico, giusto? Sì, di cosa ti occupi? Informatico, ni. Lavoro al computer, questo però non fa di me un informatico, ragazzi. Realizzo siti web e quindi no, non sono laureato in informatica, non ho fatto informatica, ragazzi. Informatica sta qui come il web design sta qui. Proprio due cose, ok? Altrimenti anche le impiegate della provincia dovrebbero essere laureate in informatica. O quelle alla posta. Farò questo esempio d'ora in poi. Sì. Magari è sbagliata la tua data di nascita. Beh, concedimelo, credo di sapere l'anno in cui sono nato. Concedimelo. Il grande fratello, non più, mi sta annoiando da morire. Ma proprio tanto, 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 tanto. Quanto ti sta da Torino? Un po'. Non vado nei dettagli di dove sto, raga, lo sapete. Ciao Francesco, ciao Francesco. Bene, un po' sonnato, infatti penso che non starò ancora live tantissimo. Giusto così per fare un po' di chiacchierate, per ciacolare un po', per ciacolare un po'. Tra le altre cose mi dovete ricordare quando stacco la live di aspettare a spegnere il computer, ma di fare la foto per la copertina della live. Che se non mi dimentico, poi quando arrivo a letto dico: porca miseria, non hai fatto la foto della copertina. Tra le altre cose, non so neanche che foto di copertina ci sia in questo momento, quella di settimana scorsa, forse. Andiamo a vedere. Sì, infatti, c'è la copertina di settimana scorsa, cioè di mercoledì. Oh già, ecco una cosa che non mi manca su Twitch, quando facevo Twitch. C'è che mi manca di Twitch, ma che non mi manca. Vabbè, avete capito cosa intendo? Sì, ok. Era la questione delle copertine, raga. Cioè, fare una copertina per me era tipo una rottura di scatole bestiale, bestiale. Cioè, fare le copertine, roba che non mi piace. Non so mai come mettermi, cosa fare, che colore fare. Panico. Puoi fare un po' di brush in camera. Vivere con l'ansia dei punti canale. Ok, per chi non fosse pratico di Twitch, probabilmente nessuno, ma nel caso ci fosse qualcuno che non lo sa, allora in pratica su Twitch, se il creator li attiva, si vincono, si guadagnano più che si vincono dei punti canale guardando la live. Quindi, tipo, non lo so, ogni 5 minuti ti danno 10 punti canale. Boh, non so onestamente quali sia il.
cosa servono? Servono a riscattare delle cose che il creator può mettere riscattabili. Possono essere appunto dei trigger nel mondo SMR. Fuori dal mondo SMR, non lo so, possono riscattare, che ne so, che riscattano, raga? Ditecelo in chat perché io non ne ho idea. Qual è il problema? Il problema è che se siete stupidi come delle pantofole, come sottoscritto, vi fa piacere poter far sì che gli utenti possano riscattare i trigger, no? E quindi li metto a dei punteggi accessibili. Il problema è che arrivano magari 25 richieste una dietro l'altra, che io a monitor avevo, sia ben chiaro, le avevo. E tu sei lì che un po' sapete che a me piace chiacchierare durante le live. Le mie live non sono, e ve ne sarete accorti anche questa sera, non sono delle live di trigger, sono delle live in cui chiacchieriamo e contorniamo le chiacchiere da qualche trigger, ma sono live di chiacchiere. Quindi già mi devo mettere lì a chiacchierare nel mentre dire ok, mo devo fare questo, mo devo fare questo, e già mi girano un po' perché mi sconcentro nella mia chiacchiera, ok? Quello è il mio focus in quel momento. Ma poi impazzisco quando tu sei lì che stai magari facendo il trigger, la richiesta 1, e quello che ha fatto la richiesta 50 ti dice: devi poi ancora fare quello, eh? Lo so, ma il problema non è tanto il fatto che lo dicano, perché ci può stare, giustamente una persona magari non sa che uno li vede qui, magari questo pensa, l'ho riscattata, non se ne è accorto, ma perdo i miei punti. Che capitasse, sono gratuiti, non è che grandi perdite. Ma è il modo, ragazzi. Io poi probabilmente sono particolarmente sensibile a chi non sa scrivere e scrive in un tono che può essere recepito come cortese, ok? Però quando sei lì che stai a fa roba, cioè magari manco me stessi a grattà, che stai comunque facendo delle cose quasi con spocchia o con acidità, ragazzi, con acidità, devi fare questo. Ferma la mula, devo. Poi ne parliamo, giustamente, no? Perché insomma, sto in live, sto a fare una roba che mi piace fa. Devo, non sta in questa casa. E quindi, raga, un po' sclero male quando capitano queste cose. Però cerco sempre di essere, di tenere un aplomb, di essere elegante, come suggeriva il segno della capra. Conosco molte persone che fanno SMR, hanno molti iscritti, anche superati il milione, ma a me non piacciono un granché. Mentre tu sei uno dei migliori. Grazie di cuore. Ogni cosa che fai riesci a farla bene, ti adoro. Sei troppo gentile, davvero. Grazie, 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 grazie. Sai cosa? Io penso, cioè ti dico quello che penso, che da un lato può essere il mio plus, ma che sicuramente è anche uno svantaggio, è il fatto, prendiamola con le giuste misure, ma è il fatto che tipo quando faccio le live, obiettivamente faccio il cazzo che mi pare, cioè nel senso, faccio il cazzone, possiamo dirla così, nel senso non è che mi metto a, no, devo solo, non lo so, raga, a me piace chiacchierare, piace raccontarvi le stupidaggini che mi passano per la testa, mi piace, boh, rendervi partecipi, no? Anche perché altrimenti faccio un video ed è la stessa cosa se non leggo, se non commento, se non condivido con voi le cose, insomma, che scrivete. Al tempo stesso mi rendo anche conto che molto probabilmente si collega al discorso che facevo prima. Un buon 90% delle persone va in live e si aspetta di vedere unicamente dormi, dormi, e raga, con tutto il rispetto, ma io mi rompo le balle a fare una roba del genere. Mi rompo le balle in video, mi rompo le balle in live. In video di più perché poi devo anche montare il fatto che faccio per 20 minuti dormi. Quindi forse è un po' quello, il fatto che, cioè penso che a chi piace il tipo di SMR che faccio, piace per questo motivo, però credo che sia poco il pubblico
pubblico a cui piace questo rispetto al pubblico a cui piace. E quindi, oh raga, però io alla fine, cioè quello che vi dico sempre, alla fine fare ASMR non mi sta obbligando il medico a farlo. Se dovessi fare una roba che non mi va di fare, perché di qua, perché così monetizzo, così fatturo, big cash, cioè faccio altro, raga, cioè non sto sveglio fino alle 2 di notte a impazzire a fare una roba che non mi piace. Quindi, boh, insomma, questo è. Buonanotte Francesco, buonanotte, buonanotte. Gabriel scrive, avevo proprio bisogno di una tua live, sono capitato al momento giusto allora. In questo periodo sto soffrendo molto e non sto capendo nulla della vita, ma tu mi stai aiutando molto. Spero, quando mi mandate insomma questi messaggi, raga, io spero sempre di riuscire in qualche modo a esservi di aiuto anche solo a staccare un po' il cervello, no? Ad ascoltare il sottoscritto che il cervello l'ha staccato da tempo immemore. Cosa ne pensi di Andrea Trip? Di pre? Niente, raga. Niente. Potresti fare un po' di nodeball anche per 5 minuti? Lo farò più tardi, Peppe, perché mi sfiata e, come vi dicevo all'inizio, ma tu forse ancora non c'eri, forse. Sono in procinto di prendermi un raffreddore, temo, quindi se lo facessi adesso puoi stare tipo il resto della serata. Simil cane che ha corso e non ho acqua. Quindi lo farò tipo magari quando mi rendo conto che voglio andare a dormire. Vi metto a dormire con e un po' di nodiball. Troppo gentile, Miki. Miki, sì, ok. Perché ora mi viene un dubbio, Miki. Perché mi sembra, ma a questo punto potrei sbagliarmi, che in passato ci fosse un utente che si chiamava tipo Miki Milki. Però potrei anche essermi sognato il Milky. Eri tu? Hai cambiato nick? Sei sempre stato. Non lo so. Nel caso, ciao. Nel senso, non lo so, magari sono un'altra persona. Ciao Francesca, come stai? Non so se ti è capitato di vedere quelle live ASMR su TikTok in cui chiedono delle donazioni per i trigger anche in modo pretenzioso e scortese. Fortunatamente su TikTok no. No, non mi è capitato. Live pretenziose e scortesi, mi ci sono imbattuto. So che anche molti di voi si sono imbattuti in questo genere di live. Per quello che posso dire a riguardo, raga, è che non lo so, cioè nel senso se seguiamo una persona pretenziosa e scortese, giustamente poi non possiamo stupirci se i contenuti sono pretenziosi e scortesi, nel senso sarebbe come seguire me e aspettarsi il contenuto serio, cioè nel senso però è così, me lo dicevate già forse mercoledì che c'era, forse non mi ricordo a che pro, nel fatto che comunque forse quando si parlava della lavagnetta delle spollicciate, che questa sera non c'è, ma mercoledì tornerà naturalmente. Qualcuno mi aveva detto che ci sono delle live su Twitch, su YouTube, su TikTok dove ragazzi, stasera inizio a essere stanco, quindi mi perdo i pezzi. Dove il creator chiedeva appunto soldi per fare i trigger. A me personalmente non è una roba che mi piace. Cioè, per quanto potrei farlo, no? Cosa mi costa dirvi? Willy Nodiball, dammi un euro. Dammi un euro e ti faccio l'inodibo. Però onestamente, raga, partendo dal presupposto che non. Spero che non ci siano bambini piccoli all'ascolto. Se ci sono dei bambini piccoli all'ascolto, tappate le orecchie. Usando un gergo universalmente riconosciuto, cioè, non è che ce lo doro, ok? Nel senso, se qualcuno vuole ascoltare l'inodible e io mi rifiuto senza cash di farti l'inodible. Quindi, stupido io perché intanto ho dei video di Nodiball, quindi la persona potrebbe abbandonare la live e dire ok, vado a vedermi un video di Nodiball tuo, magari vado a vedere un video di Nodiball di qualcun altro anche, no? Quindi alla fine, a che pro? A che pro?
Mickey, probabilmente Mickey. Mo sono curioso, aspetta, fammi vedere perché magari riesco a trovare sui commenti. Così capisco. Sono invece su TikTok Milky Way. Ah, Milky Way ASMR, un'altra persona. Un'altra persona. Sì. E niente. Sbarello, raga. Dicevo, su TikTok mi è capitato di finire sulle live di questo ragazzo che avrà, boh, più o meno la mia età, forse qualche anno in più. L'aspetto mi verrebbe da dire 35-36 anni, credo sia inglese. Mi fa morire perché fa delle smorfie. Penso quando, cioè, lo vedo, scorro, non entro nella live, quindi non vedo se gli fanno delle donazioni o delle cose del genere. Però mi fa morire perché penso gli facciano delle donazioni e quando gli fanno le donazioni lui fa delle facce buffissime. Cioè mi fa proprio, ma non ridere nel senso che rido di lui, ma è proprio buffo, ce cioè lo fa appositamente. Però non mi ricordo come si chiama, raga. E ha sempre dietro questo sfondo, penso fatto su un televisore. Questi sfondi super rilassanti. Ma poi anche soprattutto bravo. E ho visto l'altra sera, ho visto stava facendo questo trigger che sarebbe da replicare. Aveva lo spruzzino dell'acqua e una luce che sembrava tipo quelle mix laser, non un laser ma tipo, ok? E lui cosa faceva? Spruzzava l'acqua dall'alto con questa luce che puntava in alto e faceva dei giochi di luce tipo come se fossero proprio dei piccoli laser. Raga, bellissimo perché illuminava le goccioline. Proprio bello, infatti è una roba che mi piacerebbe provare a fare. Nella serie vado su TikTok a copiare le idee degli altri. Ma vabbè, questa è un'altra storia. Questa è un'altra storia. Ciao Ivan, come stai? Le reaction le fai mercoledì, giusto? Oh sì. Oh sì, tra l'altro per ora ho il tuo video e quello di Silvia. Basta. Solo il vostro. Quindi sarà una reaction breve ma intensa, breve ma intensa. Fai una live a settimana fissa, sì, il mercoledì verso le 23:00-23:30, triche branca. In tutta onestà vi dirò questa roba, in questi giorni sto facendo una fatica tremenda a registrare perché o c'è casino o non c'ho voglia o c'ho sonno o cose di questo tipo. Quindi potrebbe anche capitare che mi trovo con dei buchi da dover riempire, perché magari non ho il video pronto. In quel caso, raga, ve lo dico, farò una live e via, e via. Magari finirò a fare solamente più live. Che poi io ultimamente rido quando dico solo più, perché soltanto i piemontesi usano solo più. Cioè se io vi dico faccio solo più live, quanti di voi capiscono cosa intendo? Letteralmente. Sono i piemontesi, gli altri diranno solo più, che vuol dire solo più. In piemontese equivale solamente, ma è più rafforzativo, ok? È un solamente ma più strong. Solamente live. Mi limiterò a fare solamente live, tipo. È una roba assurda, perché per me il solo più, raga, era una roba internazionale, tipo il cicles. Però. Anche il cicles, tanta gente non sa cosa, forse i toscani sanno che cos'è il cicles, gli altri non sanno cos'è il cicles. Il cicles, mi piace come suona. Cicles, hai un cicles, mastichiamo assieme un cicles. Ciao Mattia, ecco vedi, il cicles sarebbe quella che nel resto d'Italia si chiama gomma da masticare barra cingomma. Come cacchio vado a chiamarla cingomma? Voi me lo spiegate? Cingomma è una cacofonia nelle orecchie. Oppure cicca, da non confondersi però con la sigaretta. Oppure la chiamate chewing gum. Esatto. Vero, in Toscana dicono cicles e per dire matita dicono lapis. Ecco, lapis. Avevo qualche insegnante che diceva prendi il lapis, però non mi ricordo onestamente né chi, né chi, né chi, né chi. Anche in Romagna, benvenuti
benvenuti in Romagna, meno male. In alcuni paesi in Sicilia si dice mastichetta. Mie amiche del mare, il Cicles. Cicles, senza la R, proprio solo Cicles. Poi mi rendo conto che già io ho delle difficoltà di pronuncia in whispering, è ancora più, è proprio Cicles, non Circles. Effettivamente Cicles, Circles, non si capisce, cioè se dico Circles con la R si sente come se dico Cicles, però è senza R, Cicles. Lo chiamano Chingum, che roba assurda. L'ho scoperta ad un tabacchino alla stazione di Torino. Al momento del pagamento il signore dice: allora un Cicles e un caffè, e io direi no, un pacchetto di gomme. Ma io non ho i Cicles, ho le gomme, ho le gomme. No, fra, tranquilla, effettivamente non si nota la differenza. Cioè, se dico, adesso provate a indovinare, a capire, in quale della due c'è la R? Circles, Cicles. Non si capisce, è uguale. È uguale. Pensavo che era una cosa che riguardava le bici in inglese. No, 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 no. Un'altra roba che ho scoperto quando avevo tipo 14 o 15 anni sono le bignole. Raga, io pensavo che bignole fosse una roba, di nuovo, conosciuta a livello nazionale, ok? E invece ai tempi, poi se, cioè, chi è piccolo sicuramente dirà questo di che sta a parlare, c'era una chat che si chiamava Messenger, che non è Messenger di Facebook, era MSN Messenger, era una roba stupenda, ragazzi. E avevo fatto delle amicizie con delle due ragazze sicule, con cui in realtà con una ancora sono in contatto, ogni tanto collaborano anche per lavoro, e anche con delle persone di Roma. E non so com'era uscito il discorso, forse stavamo festeggiando a casa qualcosa, ho detto, ah, sì, abbiamo forse il compleanno, boh, tu abbia mangiato le bignole, e la, il trillo, cacchio rita, sì, che fantastica roba. E forse stavo parlando con questa mia amica di Roma e mi dice, le bignole, cos'è che hai mangiato? E io, ma sì, le bignole. E lei era tipo, fuck are you saying? Preso un ictus. E niente, raga, ho scoperto che le bignole, cioè sono i pasticcini, sono le paste, non so come le chiamare, le bignole, raga, le bignole inteso come bignolata, non so cosa sia una bignolata. No, le bignole sono i pasticcini, raga, sono i pasticcini, tipo, che ne so, quelle con la crema chantilly, no, sempre c'è la pasta con la crema sopra, o i funghetti, oppure quelle glassate al cioccolato, roba del genere. Tipo le paste mignon, ecco, tipo, sì, esatto. Secondo me poi se andiamo su Google e cerchiamo bignole, bignole. Però ecco, se cercate su Google bignole, vi escono quelle di carnevale che non è, cioè per in Piemonte la bignola è tutto quello che compri in pasticceria dolce, ok? Piccolo, che non sia tipo la tartelletta, la tartelletta è la tartelletta, però è raga, tipo vi mando un link di una foto per farvi capire, ok? Così capite, per noi queste sono le bignole, ok? Tra l'altro su Mole 24, quindi vedete, sempre un sito di Torino, raga, c'è una roba, e io sono rimasto tipo sconvolto dal fatto di dire, cioè, Bignole non è nazionale come termine. Io sconvolto, sconvoltissimo. I bignè, ecco, però tipo da noi i bignè sono è la pasta della bignola senza la crema, se, cioè quando è ancora vergine, ok? Senza essere stata ancora, dire la pasta vergine senza essere ancora stata farcita nella stessa frase, mi rendo conto che lascia intendere vari aspetti della pasticceria, ma dettagli, dettagli. No, Chiara, questa sera c'è ASMR e stupideira nella mia live, assolutamente, assolutamente. E poi un'altra roba che ho scoperto da poco, e che sto cercando di correggere, è il fatto
sembra che, cioè solo noi sembra che lo si faccia, usiamo il verbo osare, come si dice, riferito a noi, tipo in Piemonte si dice non mi oso, non mi oso, mentre invece dovrebbe essere non oso, tipo non mi oso a farmi avanti con Crush, non mi oso a farmi avanti con Crush. In realtà la frase giusta dovrebbe essere non oso a farmi avanti con Crush. E io sono rimasto anche lì sbalordito, raga, però sto cercando su quell'aspetto di correggermi. Sembra una specie di italiano trasformato in dialetto e più o meno sì, penso di sì. Penso di sì. Ciao Fan, come stai? Si usa impropriamente il riflessivo con il verbo sognare. Quindi, tipo, mi sono sognato. No? Quindi, come lo usate? Fammi un esempio pratico. Fammi un esempio pratico. A che ore stacchi? Non ne ho idea, Beppe. Quando sono stanco, stacco. Non ho un orario fisso. Quando riporterai i contenuti sui Funko Pop? Appena ci sarà qualcosa di Funko Poppesco da. Hai già visto i video del calendario dell'avvento? Ne sono usciti 24. Mi sembrano parecchi per un anno. Curiosità, come mai live il sabato? Perché stavo registrando, mi ero messo a registrare. Avevo già proprio premuto beep, record per registrare un video che deve uscire tipo fra 2 settimane. Poi il vicino ha iniziato a caricare la legna sulla carriola in metallo. Hanno iniziato a passare le macchine. Io mi sono coglionato, scusate il francese spicciolo, ma va così. Io ho detto, ma vaffan. Io ho fatto beep, e poi ho detto, vabbè, facciamo una live. Cioè, non lo so, potevo andare a letto, sì, però mi sentivo in colpa a non fare nulla di nuovo anche questa sera, raga. Sono indietrissimo con le registrazioni che non potete capire. Mi piace stare un po' in. Però, boh, raga, ultimamente non ho proprio voglia di mettermi lì a registrare. Mi stufa, mi stufa. Non è buon segno.
segno, posso dire che non è buon segno, non è buon segno. Quindi potrebbero arrivare più live, non ne ho idea, non ne ho assolutamente idea. Chiedevo perché fa sempre piacere ascoltarti. Grazie Peppe, però davvero non ne ho idea. In genere quando faccio le live, considera però che le comincio in genere verso le 11, 11 e mezza, sto fino verso l'una, l'una e mezza. Stasera però ho cominciato, che era 1:26 fa, quindi era, boh, forse era mezzanotte, un po' prima di mezzanotte, via. Però appunto sono entrato in live per, boh, sfogare un attimo la frustrazione del non riuscire a registrare. Poteva durare 10 minuti come 6 anni, non ho idea, non ho idea. Comunque dopo l'esame di giovedì scorso ho bisogno di una pausetta dal Medioevo. No, Ali, no, li mando Carlo a casa. No, vabbè, poi scherzi a parte, sai che a me piacciono tutti i video che fai, li trovo pazzeschi, 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 pazzeschi. Ciao Daniele, comunque quando andate a seguire Hivernal ASMR, cliccate sul suo nome in chat, andate sul suo canale, iscrivetevi e poi tornate di qua, ok? Poi quando è finita la live potete andare a vedere i suoi video, ma solo dopo, non prima. Poi se volete vederli prima non mi offendo, però... Fare anche un canale dove fai solo live sarebbe bellissimo, ma in realtà l'avevo fatto, ma perché su YouTube non erano divise, però tengo tutto qui per ora. Ciao Antonio, hai visto? Sì. Ti piace MasterChef? Mi piace, ma devo dire che sto diventando intollerante ai comportamenti dei giudici. Io capisco che il format devono essere seri, quello che vuoi, però partiamo da un presupposto che secondo me ogni tanto si dimenticano. Vanno cuochi amatoriali, cioè se sapessero cucinare da Dio, cioè non sarebbero lì a farsi mettere i piedi in testa da te. Ok, avrebbero un ristorante. Se stanno lì perché evidentemente il ristorante non ce l'hanno, sono appassionati e vanno. Il fatto che tu mi umili, mi urli contro o... Oggi si va a casa, lo sai, sì. Guarda, ho fatto un piatto di merda perché volevo uscire appositamente. Cioè, ma te svegli? Raga, non le tollero più, specie perché poi guardando MasterChef Canada, non so se lo avete mai guardato, se vi è mai capitato, se non vi è capitato, guardatelo quando vi passa sotto mano. Cacchio, è molto più bello MasterChef Canada. Perché comunque il giudizio è severo come in MasterChef Italia. Cioè, se una cosa fa schifo, cioè non è che ti vengo a dire... Ho vomitato, ma 10, cioè se fa schifo, fa schifo. Però c'è modo e modo di dire le cose. Cioè, ti dico, guarda, vedo che hai provato, vedo che ci hai messo dell'impegno. C'è questo errore, questo errore, questo errore. Fanno di questo piatto non proprio il migliore che tu abbia fatto. Cioè, il fatto che tu venga lì a buttare le palate a tu, cioè, non lo so, raga, non... Però comunque sì, lo guardo, mi piace, mi piace. Guarderai la terza stagione di Mare Fuori. No, non ho visto neanche le prime due. Ti piace cucinare? Non troppo. Non troppo. Sul canale gaming potresti portare altri giochi? Porto quello a cui gioco, raga. Quindi beccatevi ste spicci. No, ve lo dico sempre, raga. Vi beccate Fortnite, domani esce Fall Guys. Perché ho giocato a Fall Guys. Ma porto quello a cui gioco. A febbraio, quando esce, giocherò a Hogwarts Legacy. Quindi vi beccherete i video di Hogwarts Legacy. Se volete altri giochi siete sul canale sbagliato, sul canale gameplay. È così, purtroppo è così. Grazie Peppe, sei super gentile. Cosa pensi dei Måneskin che si sono sposati tra loro per promuovere il loro album? Ma io non ho, cioè, non ho seguito questa roba troppo approfonditamente perché i Måneskin onestamente non mi fanno urlare, ok? Però si sono sposati fittiziamente, giusto? Cioè la scenetta in cui ci non si sono sposati realmente, giusto? O sì? Se si sono sposati realmente, mi sembra necessario, personalmente no. Come idea creativa, boh, nel senso... Diciamo così.
essere super organizzato, ma non ne ho idea, sai. Non so, cioè penso sia, ti dico la mia, penso che a livello autorale abbiano bene in mente cosa far uscire da ogni personaggio. Tipo, ah, quello facciamo che diventa lo stronzetto, quella l'incapace, quello che sta antipatico. E in fase di montaggio, avendo comunque una marea di materiale, vanno a montare, secondo me, per far uscire poi quello che gli torna comodo a fine di narrazione, anche perché altrimenti rischierebbero di avere delle stagioni magari noiosette o affini. Però ecco, durante la realizzazione non credo che sia organizzato, perché comunque considera che quando ci sono dei montepremi in palio, come in questo caso, c'è un notaio. Conseguentemente la vedo difficile. È più probabile invece che sia a livello di montaggio montino per far apparire quello che gli pare. Quello sì, però penso che poi alla fine vince chi effettivamente ritengono i tre giudici se lo meriti di più. Ecco, penso, mi piace pensarla così, poi magari nuovamente no. Ormai MasterChef Italia mi sembra un po' una caricatura. Sì, devono, cioè, Barbieri è diventato un pochino forse la caricatura di se stesso. Ciao Bruno, non ci conosciamo, ma ti seguo da talmente tanto che mi permetto di chiamarti Bruno. Bellissimi outfit. È diventato un po' la caricatura di se stesso degli inizi, più un po' la pesantezza di Bastianich. Ciao anche a te, Gio. Quando insomma faceva Wiki Muoro, ecco, sembra un po' un mix di queste due cose. E non lo so, raga. Non ne ho idea. Ciao Pandex, ciao Pandex. Solo fittiziamente, ok. Diciamo riferito ai Måneskin, non lo so, non, io ribadisco, non li seguo, quindi non so se ha sortito il loro effetto. Ho visto però che la stampa americana ha abbastanza stroncato l'album. Io non seguendoli onestamente non l'ho sentito, non so neanche se in realtà è già sentibile per noi comuni mortali o meno, ma non ho sentito il primo, non sentirò neanche questo, quindi ecco. Un canale ASMR che proprio non sopporti o che ti sta meno simpatico, non se può di, non se può di, non faccio dissing, ma ce n'è. Ce n'è, ragazzi. Quando vi becco dal vivo ve li dico anche, senza problemi, ma qui evito. Non mi metto a fare nomi, però ce ne sono parecchi, ma parecchi, oddio no, due in particolar modo che proprio mi fa venire l'orticaria. Però sono gusti, sono gusti. Urlare in una cucina con la tensione da servizio può capitare, ma loro sono ma lì loro sono tranquilli senza il problema clienti, dall'altra parte non. Infatti, Giulia, infatti, io ti dico, posso capire. Per esempio, non so se guardavate Hell's Kitchen, lì ci sta perché stai effettivamente cucinando per dei clienti. Sei in una cucina professionale, hai delle tempistiche di servizio che devi rispettare, una gerarchia, tra virgolette. Posso capirlo, ci sta, e lì ha anche senso. In MasterChef no, non c'è nessun, non c'è nessun, cioè urlami, mancano 10 secondi, urlamelo, mi sta bene, urlami del tempo. Urlami se torno in dispensa a prendere ingredienti quando non posso farlo. Però poi frena la mula, voglio dire. Da quando non c'è più Bastiani c'è diventato più noioso. Ma io ti dirò, sai che non sento molto la mancanza. Neanche di Cracco. Neanche di Cracco. Perché li trovo. Bastiani nel tempo si era ammorbidito. Non aveva più fatto queste scenate da lancio del piatto e affini. Cracco, secondo me, è rimasto un po' bloccato in MasterChef, intendo, nel suo personaggio, no? Nel dover fare l'infame, tra virgolette, infame, tutto il tempo. E forse poi anche per quello che ha deciso di alzare le tende. Domanda a caso, ti piacciono i moda? Non particolarmente. Non particolarmente. Mio padre fa lo chef da più di 35 anni e secondo me nessuno di loro reggerebbe la pressione che ha avuto lui in tutti questi anni. Beh,
cucina e loro stanno in televisione. Nel senso, aspetta, perché detta così potrebbe sembrare fraintendibile. Nel senso, cioè tuo padre fa lo chef, loro stanno in televisione. Ok, cioè, si capisce quello che non è riferito a tuo padre, è riferito in generale. Cioè, nel senso, se voglio fare lo chef, faccio lo chef in cucina, non vado a urlare in televisione, dal mio punto di vista. Quindi, nel senso, parere personale, non querelatemi, ok? C'è un modo e modo di dire le cose, anche io non tollero certi atteggiamenti dei giudici. Poi lì magari essendo in TV devono fare scena, molto probabilmente. Probabilmente sì, probabilmente sì. Poi magari quando finiscono la registrazione, che ne so, magari vanno a bersi la birrozza tutti assieme. Però leggevo quando è uscito il tizio, non mi ricordo come si chiamava, è uscito un paio di settimane fa, ragazzi, quello che faceva il fotografo, che aveva avuto problemi di salute, vi ricordate? Che è uscito dicendo: ricordatevi che voi siete degli chef, ma davanti avete delle persone, roba del genere. Avevo letto, era uscito l'articolo su Repubblica, che poi questo comunque ha fatto un percorso di terapia, finito MasterChef. Ora, se questa cosa possa essere esagerata oppure no, non lo so. Però a questo punto viene da pensare che il birrozzo non se lo andassero a bere finite le registrazioni. Non lo so, non lo so. Però è possibile. Io ad esempio, cioè non, un discorso simile, ma non c'entra assolutamente niente, mi fa morire da ridere, ad esempio, quando edito i miei video, raga. Perché quando arrivo alla fine del video, che dico ci vediamo prossimi giorni, non ricordo neanche cosa dico, buon proseguimento di relax, ciao, poi non stoppo subito la registrazione perché finito quel momento lì registro ancora le copertine per i video, perché non faccio le foto, mi metto tipo in posa mentre registra e poi faccio il salva schermo quando, cioè cattura schermo quando vado a editare il video. Però mi fa morire da ridere perché quando sono lì che faccio tutto il mio ASMR, magari sono con un minimo di sorriso e faccio proprio così, buon proseguimento di relax, ciao. Poi a quel punto dico che okay, ho finito e la mia faccia diventa tipo da così a così. Ma di colpo, no, cioè, che viene a dire: Luca, ma hai finto tutto questo tempo? Che poi in realtà no, però mi fa ridere in tutti i video, raga, mi rendo conto di questa roba quando vado ad editarli perché faccio proprio buon proseguimento di relax, ciao. Mi viene la faccia di una serietà che sembra mi sia morto il gatto. Quindi, se capita a me questa cosa, questa disparità, pure senza endemic, figuratevi se in televisione non lo fanno. Questo così era un input che mi ha fatto ridere e volevo rendermi partecipe. Secondo me hanno semplicemente notato che lo stile di Gordon Ramsay inizialmente aveva attratto molta curiosità e tutti gli altri giudici hanno rimarcato questa linea, ma adesso è un po' troppo. Sì, è un po' come se consideri X Factor. Non so se avete mai visto la versione inglese, che insomma Simon Cowell è molto era, adesso non lo so se si è ammorbidito, a parte che l'hanno chiuso X Factor in UK, era molto. E anche in Italia inizialmente hanno cercato di trovare un giudice che fosse strunz nello stesso modo, no? Poi ha preso tutt'altra piega X Factor Italia. Però secondo me sì, cercano di andare a replicare il tutto. Ciao Fate, ciao Fate. Hai visto Avatar 2? No. E non andrò a vederlo. Non mi attira, onestamente. La tua canzone preferita del momento? Allora ti dico cosa sto ascoltando in questo periodo. Allora, ho una mia playlist che ascolto. Le mie playlist sono molto corte, sono molto ripetitive e sono anche molto variegate. Allora, nella mia playlist al momento di ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brani, ragazzi, attenzione. Abbiamo Flowers di Miley Cyrus, carina, carina, ok. Poi ho Karma di Albe. Allora, voi sapete che tipo fino a 2 settimane fa io non conoscevo Albe. Poi abbiamo scoperto che era un dormiglione, sono andato ad ascoltare l'album. Molto carina Karma, infatti l'ho messa in playlist. Poi
io quella di Shakira, che onestamente non ho capito come cacchio si chiama sta canzone, perché su Spotify è Shakira Music Session volume 53, ok? Poi raga, e qui non ridete, ma raga, i gusti sono gusti. Dovete sapere, ve lo dicevo già in un video, ho visto qualche settimana fa il musical di Matilda su Netflix, che ha i brani rivisitati un pochino del musical inglese che avevo visto a teatro anni fa a Londra. Già quando ero andato a vederlo a Londra mi ero preso malissimo, quasi, perché mi piacciono proprio, raga, mi sono proprio belli. E infatti già me li ero messi in repeat su Spotify. Adesso, avendo visto il musical, mi è ritornato il trip. E quindi ho due brani del musical di Matilda. Fa così. Quindi ho Naughty e Revolting Children. Poi ho, sempre per la serie colonne sonore, Mon Soleil di Emily in Paris, che peraltro ho visto oggi c'è una versione remix, quindi dovrò andare a sentirla. E poi ho Miss You di Oliver Tree e Robin Schulz, canzone che ho scoperto tipo 3 giorni fa, tipo. Ce l'avevo già sentita su TikTok, ma non sapevo bene come si chiamava. Poi l'altro giorno l'ho ribeccata e ho detto, però è carina, la voglio sentire di più. E allora, vicino di casa, che canzone c'è in questo TikTok? E mi ha mandato il titolo. E ecco, la canzone di Shakira ormai vive nella mia testa, anche nella mia, così, ad affitto gratuito, ad affitto gratuito. Praticamente la tua playlist è il mio ultimo periodo di vita, ecco. Yay! Molto bene, molto bene. Ragazzuoli miei, io penso che adesso farò un po' di audible, ma proprio tipo 30 secondi perché sfiato. E poi farò come Baglioni. Smetto la live, ma poi faccio la foto per la copertina, altrimenti.